Dolcissimo Gesù, sappiamo che anche quest'anno, bagnato di lacrime e sangue per la pandemia, è Natale. Anzi, che ogni giorno dell'anno è incarnazione della verità del tuo Natale in mezzo all'umanità e nel centro della creazione. Ma i nostri occhi sono annebbiati e la cecità ci impedisce di vederti e riconoscerti nato e presente tra noi nella nostra carne e in quella di tutte le nostre sorelle e fratelli provati dalla malattia, dalla povertà e miseria crescente, dal lavoro messo a rischio, da un futuro che sembra senza prospettive e da un orizzonte a tinte fosche. Allora, come i due discepoli in fuga verso Emmaus, preghiamo te che ti fai pellegrino sulla terra e nella storia, perché rimanga con noi, se no si fa buio. Ti preghiamo perché apra gli occhi della nostra cecità e faccia ardere il nostro cuore. Ti preghiamo perché con la tua presenza curi la nostra vista ed i nostri sentimenti. Allora torneremo come i due discepoli di corsa a Gerusalemme. E Gerusalemme per noi sono le città, i paesi e le case del nostro amato Gargano. Con te che scaldi i nostri cuori ed illumini le nostre menti, saremo fermento nella società, lottando per i diritti partendo dagli ultimi. Saremo sale nel ricco patrimonio culturale da seminare di Vangelo. Saremo luce nell'ambiente naturale per custodirne l'irresistibile bellezza. Saremo fraternità ed amicizia che mantengono vive e giovani le comunità ecclesiali. È questo, Gesù, il Natale che sogniamo e ci impegniamo a costruire. Abbiamo fede forte e speranza sicura che le nostre chiese parrocchiali e domestiche saranno madri di cuori che generano relazioni d'amore e il nostro amato Gargano si trasformerà in un autentico presepe. Dolcissimo Gesù, sii il nostro Redentore e Salvatore, e noi, tuoi discepoli, saremo Natale per tutti i nostri fratelli e sorelle, con noi compagni e pellegrini nella storia verso il tuo regno. Amen.